30 anni fa ogni casa, ogni agricoltore d'inverno faceva questo e ne siamo rimasti a fare questo lavoro, credo in tutto il paese, 5 o 6 persone. Definisco un artigiano ovviamente che è un po' tutto, un po' tecnico, un po' designer e un po' lavoratore. Io mi definirei un artigiano. Io mi definisco sono architetto. Però non ho mai affrontato il discorso dell'architettura in Italia perché sinceramente non ho trovato molte possibilità. Per quanto riguarda il design, le esperienze che ho avuto sono quelle in questa azienda per le quali ho disegnato delle collezioni che poi sono state realizzate e vengono anche vendute. Il mio compito in questa azienda è quello di curare l'immagine sul web, la parte della pubblicità, le brochure, cataloghi. Noi abbiamo cominciato a disegnare alla vecchia maniera, cioè usando la matita e la carta, usando poi tutta la carta che uno poteva, anche la più improvvisata. Quando disegno ho bisogno di un tipo di matita che uso sempre quella, il modo con cui passi il segno sulla carta, che è importante, sembra una stupidaggine, ma il tratto è importante nel fare un qualsiasi schizzo. Lo strumento predominante che uso per la progettazione è soprattutto il computer. Riesco a leggere molto bene l'oggetto che mi figuro già in 3D, quindi mi riesce molto facile trasformarlo subito in materia quasi. Io stesso, prima, per vedere se è una cosa fattibile o meno, butto giù qualcosa con la penna su un foglio di carta e poi all'occorrenza posso anche realizzare un modellino. La parte materica, soprattutto nel design, è fondamentale. C'è da fare questa poltrona, ovviamente anche il divano, sì. E da portare a Giuliano che lo intreccerà in giudico. Sì. Ok? Ok. La fabbrica ovviamente tutto parte dalla progettazione. Una volta individuato il modello, quali potrebbero essere le linee fondamentali del modello, passiamo a capire come dovrebbe essere fatto il telaio, i problemi che si trovano realizzando il telaio. Ovviamente il telaio viene fatto in funzione di chi lo intreccia, che comincia poi ad intrecciarlo, comincia ovviamente a mettere le portate, comincia a fare tutti i vari passaggi, legature, eccetera. Vieni là che c'è un sereno che sta a fare un telaio che deve capire come chiude una parte del braccione. Gli serve qualcuno che ci capisce. Qualcuno che ci capisce un po' di più. Quindi bisogna che io gli spiega il tipo di limatura che deve fare qui davanti per poter far venire un lavoro. Ma che ci vengo a fare? Io giro lo scarto, qui è più grosso. No, no, se ne che viene è meglio. Almeno guadagniamo tempo, non facciamo errori. Sì, padrone. Okay. Giuliano è un intrecciatore che ha cominciato ad intrecciare insieme al fratello che era più grande di lui quando Giuliano era un adolescente, quindi penso che a 15 anni, 16 anni lui ha cominciato. È una persona che ci mette molto del suo e si è perfezionato molto in questi anni. Questo mestiere non è che si impara, diciamo, tu stai in famiglia, vedi gli altri, i genitori, i fratelli che lo facevano e poi piano piano con la manualità è cominciato, diciamo così. L'intreccio in sé per sé, tipo cesti, roba varia, e ho cominciato da ragazzino, da 10-12 anni. La tecnica è avere innanzitutto manualità, avere l'occhio per andare dritto, il lavoro piano. Una volta ho provato a mettere mano all'intreccio di un tavolo e alla fine del lavoro
tutte le portate erano tutte storte e lì mi sono veramente reso conto di quanto sia difficile quest'arte. Chi realizza queste cose ha una manualità sorprendente. Una volta finita la fase dell'intreccio passa alla pulitura, perché ci sono dei peli, ci sono delle asperità che comunque vanno poi levigate, vanno levigate attraverso la bruciatura, quindi attraverso la fiamma, poi attraverso la corteggiatura. Fatta questa operazione si passa a quella successiva, che è la verniciatura. La verniciatura sono diverse fasi di prodotto che viene passato, in questo caso la poltrona, c'è stata la tinta, poi c'è stato il fondo viene levigato e una volta levigato si dà la mano di finitura, che è una finitura all'acqua assolutamente atossica. Ah beh, l'azienda Giuseppe Barigiani è cambiata, cioè fondamentalmente le radici sono sempre le stesse. Qui cominciamo a parlare di tre generazioni. Giuseppe Barigiani, che ha iniziato questo lavoro, Domenico Barigiani, figlio, che quindi ha continuato l'attività, e oggi con Matteo, che è la terza generazione, che è ancora molto giovane, chiaramente tutto l'impegno che ci mette, ce ne mette tanto, sicuramente sarà un'azienda che è destinata a migliorare e a crescere. Giuseppe era mio nonno e è quello che ha istituito l'azienda. E è lui che ha portato quest'arte dell'intreccio, questa piccola produzione di cestini e sedie a livello aziendale. Mio padre cominciò questo lavoro alla fine degli anni 50 e i primi anni 60. Ho molti ricordi di mio nonno, lo ricordo molto bene perché ci ho passato praticamente 25 anni insieme. Quando gli ho detto che andavo a fare all'università era un po' titubante, non capiva bene come, che fai, vai via, non porti avanti questa cosa. Poi quando ne sono uscito con 110 lode, qualche lacrimuccia è uscita. Io me lo ricordo sempre indaffarato con queste, con costecco. Prima erano cestini soprattutto, cominciavo pure a fare le poltrone. E il suo mercato di prevalente era Roma. Ah, le avventure erano tutte une, perché magari innanzitutto non c'erano i soldi da adesso. Ciò vuol dire che prima di partire si faceva benzina e facendo credito. Era tutta tentata vendita poi all'inizio, cioè che faceva queste sue cose, poi andava a Roma, cercava di venderle, ovviamente vendeva. Poi quando tornavi col furgone vuoto, avevi preso i soldi, quindi c'è una bella magnata al ristorante, le piccole soddisfazioni che magari quotidianamente non esistevano, no? E poi si ritornava e si faceva il giro per pagare tutti gli artigiani che ti avevano dato quel prodotto. Chi te l'hai, chi le poltrone. In qualche viaggio sono andato anch'io, molto piccolo, mi ricordo, erano viaggi così un po' alla, no, tanto all'avventura. Era come andare veramente dall'altra parte del mondo attraverso queste montagne, e mi ricordo le gomme erano quello che erano, pericolosissime. Carico a furgoni piccoli, carichi a 4 metri, che era già un rischio via le curve, c'era il rischio veramente che ribaltava tutto. Prima era prima, forse perché eravamo molto più giovani, probabilmente era quello. Molti modelli vengono realizzati in un nostro distaccamento che sta in Indonesia. Questo per poter continuare il lavoro che è stato cominciato anni e anni fa, altrimenti avremmo probabilmente dovuto chiudere. Non è che abbiamo solo portato in Indonesia, abbiamo anche appreso molto dei tecniche di lavorazione che noi non conoscevamo, le abbiamo viste lì, quindi le abbiamo apprese da loro, poi le abbiamo fuse con le nostre, le abbiamo cambiate, è un percorso che abbiamo fatto insieme. Però sono modelli che vengono dal nostro bagaglio culturale. Probabilmente noi italiani siamo stati influenzati da tutto quello che ci circonda, poi abbiamo trasferito tutto su quelle cose che facciamo, quindi o abbigliamento o arredamento o architettura. Il design è quello, è un'estensione dell'arte, della composizione. Made in Italy non morirà mai,
inteso come prodotto esclusivamente in Italia sarà un po' difficile, perché ecco, il Made in Italy inteso come prodotto in collaborazione con, allora ha più senso e sicuramente ha più prospettive. Sono lavori per i quali diventare super ricchi, sono lavori che richiedono impegno e passione. Non c'è una macchina che può produrre, modellare e via dicendo, quindi c'è sempre la fantasia sia di chi idea un prodotto e la manualità dell'artigiano che lo realizza.